una compagine che non le ha concesso nulla e che, in specie del primo tempo, ha messo sovente in difficoltà i bianconeri. Le ostilità della partita si sono aperte subito a favore della squadra di casa, che al sesto minuto del primo tempo con Dybala si è reso pericoloso dopo un assist di Cardinale, ma Dybala non era riuscito a trovare il tiro, sebbene ben piazzato in area di rigore. Al quattordicesimo, poi occasionissima, dopo un calcio di punizione c'è stato un tiro sporco di Bernardo con la palla che è terminata sui piedi di Dybala. È stato bravissimo però il portiere Brugnano a chiudergli lo specchio della porta. Si fa vivo poi la squadra siciliana che al trentunesimo cerca il tiro vincente con Mannini, la palla che va di poco fuori dalla porta difesa da Infanti. Due minuti più tardi poi ancora la Juve Terranova a rendersi pericolosa con Didio che è andato via sulla sinistra, effettua un tiro a volo con palla che va oltre da traversa dopo un grande intervento del portiere Infanti. La Battipagliese risponde con Dybala che, servito da De Florio, viene anticipato di un soffio dal portiere Brugnano. Al 38esimo poi è stato a deviare di testa su un preciso cross di De Florio. Al 39esimo però ancora una volta la Juve Terranova a rendersi pericolosa con Didio che in azione personale da destra entra in area, supera un paio di avversari e impegna il portiere Infanti che con il piedi respinge in calcio d'angolo. Proprio in chiusura di tempo poi una palla vacante in area fra De Florio e Dybala e nessuno dei due trova il tempo giusto per la battuta a rete. Si va alla ripresa con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e con la Battipagliese che sembra più decisa a trovare la rete del vantaggio. Al decimo ci prova Tantò in azione solitaria in area, poi al momento del tocco Cincischia perde un po' di tempo, il passaggio era per Dybala, arriva Milazzo che integra, anticipa il centravanti bianconero. Al quattordicesimo poi è Tantò ancora una volta a rendersi pericoloso, entrato in area di rigore dopo essere stato ben servito da Dybala, sembra fatta il tiro però sul primo palo termina alto. Due minuti più tardi c'è un'illusione del gol perché c'è stata una bella azione con Tantò che ha servito Russo, il numero 7 quasi dalla linea di fondo ha alzato un campanile a centroarea all'altezza del dischetto, è arrivato come un falco Tantò che di sinistra ha battuto a colpo sicuro, la palla però è andata nuovamente fuori. Al 32esimo poi c'è stata un'azione di Dybala che è stato fermato dall'ultimo uomo, si reclamava l'espulsione, era Milazzo, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Tre minuti più tardi, cioè al 35esimo, ancora una volta Tantò, gran protagonista in questa ripresa, che con un tiro cross ha fatto passare i brividi sulle spalle dei difensori siciliani, sulla linea di porta ha liberato in calcio d'angolo il numero 2 De Oma. Fino a quando non si è giunti al 42esimo, l'azione decisiva della gara, quando Tantò ancora una volta è andato via, è entrato in area di rigore quasi sulla linea di fondo, dopo aver superato comandatore quest'ultimo lo ha steso e quindi l'arbitro Maselli, che era lì nei pressi, ha decretato il calcio di rigore con estrema freddezza dal dischetto di Dybala, un tiro angolatissimo, sebbene Brugnano abbia intuito la traiettoria non c'è stato nulla da fare. Poi ha cercato di reagire in qualche modo nei minuti finali di recupero la Juve Terranova, è stata ancora una volta la Battipagliese a rendersi pericolosa con De Florio che ha perso un buon pallone dopo essersi trovato a tu per tu con il portiere Brugnano. Alla fine dell'incontro esultano i tifosi della Battipagliese per questa importantissima vittoria, sebbene conseguita grazie ad un'occasione fortunosa proprio sul finale della partita, un calcio